Presso le scuole isolane proseguono gli esami di maturità che quest'anno, causa Covid-19, è stato limitato alla sola prova orale. Alunni ed alunne sono alle prese con l'esame per antonomasia, quello che non si dimenticherà mai e che rimarrà impresso per sempre nei ricordi di tutti coloro che lo hanno sostenuto. Sabato scorso, con le nostre telecamere, abbiamo incontrato alcuni degli alunni dell'Istituto Professionale Vincenzo Telese di Ischia, che ci hanno raccontato ansie e soddisfazioni da maturandi. Si tratta di una scuola, il Telese, che ogni anno sforna professionisti che si fanno onore in tutto il mondo nel campo del turismo e non solo. Ragazzi e ragazze che generalmente durante il loro percorso scolastico abbinano allo studio anche il lavoro e che solo per questo meritano grande rispetto ed attenzione. Tra chi aveva già sostenuto la prova e chi si apprestava a farlo, gli alunni si sono detti soddisfatti di essere giunti alla maturità, pur avendo dovuto affrontare, a causa della pandemia, gli anni più difficili per la scuola italiana. Appena terminato l'esame, com'è andata? È andata bene, un po' emozionata, però è andata bene. Un esame anomalo, solo l'orale rispetto a quello degli anni normali? Sì, esattamente, solo orale, cosa che preferisco a parer mio. Oggi si concludono 5 anni... di cui gli ultimi 2 i più difficili della scuola italiana, tra lezioni in DAD, lezioni in presenza. Com'è andata da questo punto di vista, anche per quanto riguarda l'apprendimento? È stato molto difficile perché seguire le lezioni su un cellulare è molto complicato, siccome l'attenzione è più scarsa di come stiamo in classe. In classe più o meno abbiamo la professoressa che ci interrompe e ci chiede di seguire la lezione, invece in DAD non abbiamo questo tipo di contatto con la professoressa, siamo molto più distanti. Siccome anche a volte non accendiamo le telecamere, non ci facciamo vedere, uno sta in bagno, un altro sta distratto. Sta distratto, sì. Per te si apriranno le porte del lavoro o frequenterai l'università? Penso che successivamente, per adesso lavoro, successivamente università. Appena terminato l'esame di maturità, innanzitutto com'è andato? Un esame anomalo, solo l'orale? Sì, è molto bene, molta emozione, comunque i professori hanno cercato di aiutare tutti, ma c'è stata molta emozione, è andato molto bene l'esame. Termina un quinquennio veramente particolare, gli ultimi 2 anni più difficili della scuola italiana, tra Covid, DAD, lezione in presenza. Sì, sicuramente l'anno non è stato dei migliori ed è anche questo il motivo per il quale i professori ci hanno cercato di aiutare in qualche modo. È stato un anno molto difficile tra entrate, uscite, in DAD, in presenza, non si sapeva quando andare, quando non andare a scuola, però alla fine ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante. Ora ti aspetta all'università o si sono già aperte le porte del mondo del lavoro? Io punto ad andare a lavorare più che all'università per ora, poi si vedrà se c'è qualche ripensamento. C'è chi ha già sostenuto la prova di esame, tu ti appresti a farlo. Un po' di ansia, com'è? Sì, ma per il momento non ho molta ansia, però se ci penso un po' mi sale. E, spero che andrà tutto bene e quest'anno è stato tra alti e bassi, è stato un anno meraviglioso perché abbiamo imparato a scoprire come la vita non avendo tutto. E speriamo che questo esame vada bene e che i professori ci sostengano e capiscano anche le nostre esigenze e tutto il resto. Avete attraversato un quinquennio con gli ultimi 2 anni più difficili della scuola italiana tra DAD, lezioni in presenza, ma dal punto di vista didattico, com'è andata nonostante queste difficoltà?
Sì, io dico che avrei preferito andare in presenza perché sono gli ultimi anni e adesso tutti quanti vorranno finire la scuola, però in fondo ci mancherà. Sono stati 2 anni difficili perché anche nella spensione delle materie, siccome stavamo in DAD, però posso dire di avercela fatta e sono soddisfatta. Ti aspetta all'università o preferisci si aprano le porte del lavoro? Io già, per me già sono aperte le porte del lavoro, sono 3 anni che lavoro. Poi se più in là mi verrà in mente di fare l'università, non lo so, però per il momento lavoro.